Sì, è vero. Invece avanti la marretta di Drey. Perché immaginate che il tram è fatto da fare un po' di regolo. E io qui dalla parte dietro. Oggi sono io. Si fa questa scelta, due volte che... Ci Siete sa destra in patria, mi serenere. Coniam tu solo santo, tu solo domino, tu solo santissimo, si iso Cristo. Tu santo spirito in gloria del Regno. Dominus vobiscum, spirito suo. Purimus. Concede qui sumus omnipotens Deus, ut qui festa pascalia venerandi, digimus per recontingere et gaudia per noi. Riposo. Cari camerati, saluto le autorità, le forze dell'ordine, ringrazio per la presenza. Avete voluto nel ricordo dei caduti dell'RSI un segno spirituale, più grande segno spirituale che non il rinnovo del sacrificio del Golgota, io, ma neanche Dio stesso poteva presentare. Un Dio che si è fatto uomo, un Dio che è morto in croce per noi ed è risorto in faccia a chi l'ha messo a morte, cari fedeli e amici. Perciò venire a commemorare i caduti dell'RSI nella più solenne settimana di tutto l'anno liturgico, cioè nella solenne di Pasqua, è una grande consolazione. Siamo al cimitero. Lì dove veniva correndo Maria Maddalena, disperata di non vedere il suo maestro divino, che poi però gli appare a lei, perché gli apostoli subito sono scappati a casa. Lei è rimasta là. Dov'è il mio maestro? Donna forte! E il Signore gli appare come gli ortolani che vediamo qui lavorare in cimitero e si dà la riconoscenza. Se voi avete voluto un segno spirituale in questo contesto, dobbiamo per questa volta lasciare l'aspetto esteriore, lasciare la legittimità di pregare e onorare questi italiani caduti per quella realtà che il Presidente degli Stati Uniti, alla differenza di Salò, chiamava l'Italia, diceva a Salò è l'Italia, non a Brindisi. Noi però lasciamo l'aspetto esteriore, lasciamo l'aspetto vergognoso umanamente esteriore e andiamo alle anime di coloro che giacciono sotto terra. E lì, cari miei, o si è in grazia di Dio o non lo si è. Perciò avete fatto bene. Noi preghiamo per le loro anime. E anche per le nostre. Vi supplico in ginocchio. Passate dalla verità storica alla verità eterna. Riconoscete Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Riconoscetelo il fondatore della chiesa fondato su San Pietro e sugli Apostoli. E se presunti successori non vogliono che il sacrificio qui sia celebrato, per una semplice ragione, non perché sia cattivo il vescovo di Cremona, no, è l'istituzione nata dal Concilio Vaticano II che ha istituito nuovi sacramenti, una nuova fede, una fede gnostica, una fede di un Dio che non è il creatore del cielo e della terra. Parlano, prendono in bocca il nome di Gesù, ma non adorano la seconda persona che si è fatta carne. E questo è lo spirito che domina il mondo, molto prima di dominare le banche e i governi. E questo spirito, dobbiamo purtroppo dirlo, satanico che domina il mondo. Perciò lo vedo una grazia di Dio, un cenno della provvidenza che il sacrificio di Gesù Cristo ha potuto qui essere offerto a Dio per i vivi e per i morti, in special modo per i caduti dell'RSI. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, così sia, se l'ha dato Gesù Cristo. Spero che non avete dimenticato il Regina Celi. Regina Celi, le pare, alleluia, guida quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum. Avendoli conosciuti, i nostri fratelli camerati ti stigmatizzavano con queste parole di rispetto verso i ribelli. Ora più che mai, visto l'odio e le falsità che vomitano nei nostri confronti, dobbiamo ricordarci di questo insegnamento. Soprattutto oggi, nella giornata della nostra memoria, dove ci siamo riuniti a commemorare, oltre al nostro duce Benito Mussolini, i 100 e più caduti cremonesi della Repubblica Sociale Italiana, le decine di migliaia di camerati assassinati dai banditi partigiani, le 2000 donne stuprate, seviziate e uccise da quei banditi con le mani lorde di sangue, che hanno un nome e cognome, ma si identificano una parola, partigiani. Ricordiamo altresì i 129 sacerdoti martirizzati dalla Peste Rossa. Questi erano, sono e saranno né eroi né tantomeno patrioti, ma assassini. E con questi banditi della peggiore specie e con i loro stimatori difensori non deve esserci nessuna pacificazione, nessuna pacificazione con i ladri, con gli assassini e i disseminatori d'odio. Quando presente! Caduti per il Reich millenario e per la nuova Europa. Presente. Caduti della Repubblica Sociale Italiana. Presente. Camerata Benito Mussolini, duce d'Italia dal fascismo. Presente. Camerata Harry Pricke. Presente. Ti sei dimenticato di dire. Oh, che sangue fa la storia, contro i venti fioriscono i giardini, sul mondo va forti Mussolini. Amarizzai buon seme germogliò, nel clima di battaglia e di vittoria, la fiamma nera ottobre di vampò, contro Giuda, contro oro, sale sangue a far la storia.